Buon padel a tutti ragazzi, oggi ci vedete full contra, bello full contra, www.mainpadel.com, codice sconto padel lovers, 10% di sconto sulla linea contra, un marchio che sta andando, eh? Un marchio italiano che si sta facendo valere, fa tutto dall'abbigliamento, guardate Marco quanto è bello, io un po' meno, ma vabbè, quello non dipende da noi. Guardate le pale che abbiamo in mano. Preferite il bianco o il nero? Te già il primo sondaggio, così bianco o nero, via. Bianco o nero. Allora, no, a parte gli scherzi, Contra Padel è una linea davvero italiana che si sta facendo valere e hanno ampi margini di crescita, grandi progetti, c'è anche un crowdfunding. Crowdfunding, sì. Perché stanno cercando di ampliare sia la gamma di pale a disposizione, sia ovviamente l'abbigliamento, ma andate a vedere sul loro sito perché è molto interessante. Come Marco ha detto, tutte queste pale le potete trovare su www.mainpadel.com. Seguiteci su Instagram, padel_lovers_italia, perché lì abbiamo dato delle anticipazioni, intanto butta le palline, su queste racchette, su tante altre novità e su Main Padel, tutto quello che c'è sul mercato, ma andiamo qui, procediamo con queste oggi racchette. Andiamo a vedere le tre principali pale, le tre pale messe in produzione da Contra Padel. Cominciamo da quella che ho in mano io, che è la Carbon Control Master. Tre livelli, basic o comunque un entry level, un medio livello e un top di gamma. Carbon Control Master è una racchetta abbastanza basica. Sì. Esteticamente molto carina, finitura in nero lucido con questi richiami cangianti che vanno tra l'argento e il rosso, molto molto carina ragazzi, è una racchetta per chi si sta approcciando al padel in questo momento, è un full carbon, quindi i materiali sono ottimi, ha un sistema di foratura del piatto che è abbastanza classico, questo su questo tipo di pala serve a aumentare un po' il punto dolce, sì, a dare un pochino di stabilità, tranquillità durante il gioco, bravissimo, ecco. Quella sicurezza tipica di chi sta per approcciarsi a questo sport. Il manico è un classico 12 cm, il fondello con il foro centrale, polsiera classica che comunque ci piace tanto, anche se è forse un pochino scomoda rispetto al cappio classico, il tubolare full carbon molto molto squadrato, la gomma all'interno è una gomma a bassa densità, mi sembra, se non sbaglio, una Eva Black 15. Sì, allora diciamo che è una racchetta la classica tondona di controllo e un bel telaio massiccio per chi? Per chi è ancora un po' più grezzo nel gioco, per chi cerca quel controllo e si sta iniziando, avviando, sì, esatto, la storia del padel, e quindi esteticamente c'è, il materiale c'è perché è full carbon, quindi... Ma quello, Marco, che c'è di più di tutti è il prezzo, perché è una pala che esce sul mercato a 80 euro. Quindi full carbon, gomma Eva, antivibrazione, buon sistema di antivibrazione, tondona, punto dolce molto ampio, quindi sweet spot molto ampio, bilanciamento medio-basso, che vuoi di più della vita? Niente, diciamo, quindi a chi le consigliamo? Al principiante? Sì, alle ragazze, soprattutto il peso è un 360 grammi dichiarato, con un più o meno 10 grammi di oscillazione. Questa, nello specifico, Marco, pesa 364 grammi. Invece, se vuoi un fucile contra... Eccola qui. Fucile, un cannoncino. Diciamo, questa è la più aggressiva perché abbiamo un 18K full carbon. Questo è un piatto tutto liscio, questo invece è un piatto 3D, finitura diciamo un po' a rilievo, che non si sente tanto di la verità, quindi non è che è molto accentuato come rilievo perché sono tutti quanti queste seghettine che adesso non siedono perché c'è un sole della Madonna, si sta benissimo. E ragazzi, una racchetta con un bilanciamento dichiarato medio, ma siamo sui 26,7, quindi meglio alto, se meglio andiamo alto, leggermente su, racchetta che mi ricorda tanto il diamante. Oddio, non una goccia, la particolarità di questa racchetta che è molto carina, vedete qua, questa scalanatura sul telaio, carina. Mi piace. Bella, bella. Sono quelle chicchette. Utilità zero. Estetica. Zero. Utilità zero. Estetica. Zero. Questa è la 18 Carbon Attack Master, racchetta che spinge dall'alto, si fa valere, limitata un pochino sul controllo da fondo campo e a rete. Bisogna saperla gestire. Quindi è una racchetta che non consigliamo come questa al principiante, a quell'intermedio che, a quell'amico tuo che dice sempre boom, mena, boom, gli piace menà. Ti piace menà? Con un fucile non troppo carico. Marco, c'ha amici coatti, ti piace menà? Amici di Marco. No, questa anche esteticamente comunque è molto carina, riprende la tonalità della divisa che ha Marco, quindi se volete essere dei fanatici del padel, volete andare tutto quanto in coordinato. Sì, c'è anche la felpa, c'è anche la felpa con la zip. Sì, che è molto, che non mettiamo perché già stiamo ragazzi, sudando. Ragazzi, in questo caldo, poi la faremo vedere, ma fa veramente troppo troppo caldo, una, per fortuna. Una Black Eva all'interno a densità media, quindi non è quella respinta così tanto. Black Eva 17, se non sbaglio. Sì, che ti dà quella spinta che aiuta, ma
ma ti permette di non fare un fucile a pompa. Ti aiuta ma. Ma c'è lei che ricorda tanto cosa, Daniel? Ragazzi, l'abbiamo già detto, per chi ci segue su Instagram già lo abbiamo spoilerato, ci ricorda tantissimo il telaio della Bull Paddle Vertex. Guardatelo, ditemi se non vi sembra lui. Non è uguale, sono delle differenze sostanziali ovviamente, sì. Però comunque il richiamo al telaio della Vertex, ragazzi, secondo me c'è tutto. Qui c'è un sistema antivibrazione leggermente più studiato rispetto alle altre due, questi tre scanali, questi due rinforzi centrali sul cuore che vanno a dissipare le vibrazioni. Quindi questa è la racchetta, diciamo che è un po' più polivalente di tutte e tre, che ti aiuta a quel gioco classico. Un piatto con tutte queste spirali che dà quello spin che serve a rete. Lo spin, le spirali che dice Marco, è il simbolo di Contra, è questo qui. Spirali. Sì, no, il simbolo di Contra. Kevlar Collision Master, quindi già ci fa capire che il piatto è in Kevlar, ragazzi. Telaio che è molto resistente, una racchetta che siamo sui 368 grammi con questa, quindi si sente in mano leggermente la racchetta. Qui, ragazzi, è una racchetta che ti permette quel gioco dinamico, quel controllo, ma non eccelle tanto in spinta. Quindi quando vai a picchiare devi metterci quel braccio in più tu, che non è né male né bene. Se sai dare quello spin, la pallina la fai partire. Beh, abbiamo detto dall'inizio che si è per giocatori un pochino più esperti, quindi quei giocatori che utilizzano la pala ma ci mettono tanta tecnica loro, tanta sì, diciamo aiuto. Che Contra pensano un po' alle tre fasce di livello, quella basica, quella intermedia e quella un pochettino più avanzata che sa giocare. Infatti la similitudine con un Vertex non è solamente nella sua forma ma anche nel modalità di gioco, perché è un top di gamma Bull Paddle, un top di gamma Contra, che quindi va a favorire, a strizzare l'occhio all'intermedio avanzato. Guardate in campo come si è comportata, seguiteci ragazzi su Instagram paddle-basso, lovers-basso Italia, ricordate che la trovate su mainpaddle.com, codice sconto paddlelovers, 10% su questo abbigliamento e tanto tanto altro. E complimenti a Contra Paddle per questa idea dello sviluppo del crowdfunding, perché aiuta interagisce con il pubblico, perché chiedono dei consigli su come lavoresti, come ti sei trovato, se ti sei trovato bene o male, e quanto tu vuoi poi dopo finanziare questo loro progetto. Quanto ci credi? Ragazzi, detto tutto, mi piace, vamos!